Buongiorno a tutti voi, ancora una volta una giornata che inizia in pole position dai nostri studi per portarvi la storia presente e passata anche perché c'è una grande tradizione nell'eccellenza che abbiamo portato oggi che arriva da Brescia ancora queste puntate dedicate al territorio bresciano e siamo in compagnia della New Carbon, un'azienda che come dice il nome stesso lavora nel settore del carbone e in particolare della vendita di combustibili solidi. Allora, ringrazio, do il benvenuto a Silvia Bresciani, buongiorno. Gervasio Fagoni, Buongiorno. ringrazio entrambi, voi siete marito e moglie, quindi veramente la classica azienda italiana a conduzione Ah sì. familiare. Allora, Silvia Bresciani, intanto, quando nasce questa azienda che non è nata ieri, si può No, è dire? nata ai primi del Novecento, col mio bisnonno e viene tramandata di generazione in generazione, è arrivata nel tempo fino a noi, diciamo. Certo, c'è un'immagine molto bella che riguarda questi primi tempi, no? Sì, Del suo i primi bisnonno che tempi del andava. mio bisnonno che andava con col carretto e con l'asino a consegnare i sacchi di carbone. Quando doveva andare a Milano, ad esempio, stava via delle settimane, perché il tempo tecnico proprio per arrivare fin là e tornare. A quell'epoca il carbone si faceva sui monti Si faceva sui bresciani. monti di Brescia, sì. E quindi insomma, adesso è Tutto è cambiato un po' tutto. Qua cambiato. stiamo parlando, Silvia, della tipica carbonella, Sì. tanto per intenderci, Quella che no? serve per fare le grigliate, Le le steche ai grigliate, ferri. tipica grigliata di Sì. Ferragosto, tanto per capirci. Gervasio Fagoni, abbiamo detto ieri dai Monti Bresciani, oggi invece arrivano da tutto il Da mondo. tutto il mondo, dall'Argentina, da Cuba, dall'Africa, Indonesia ogni tanto, da qualcosa dai paesi dell'est, Serbia. Vi arriva già il prodotto finito? Una parte arriva il prodotto finito, una parte la confezioniamo noi. L'ultimate, lo concludete il Sì, ciclo produttivo. concludiamo. E sono tutti fornitori di vostra fiducia, di vostra selezione, Sì, 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 sì. naturalmente. Quindi sarete anche spesso in giro per trovare, vedere, no? No, Come. beh, diciamo che ormai si fa tutto tramite computer, tramite email, E fotografie via, e via. e via, e via. Mi dicono che insomma, ogni tanto andate anche a trovare i vostri clienti per testare un po' il Soprattutto i prodotto, ristoranti. eh? Soprattutto i ristoranti per vedere se il carbone va bene, se non va bene. Certo. Poi anche perché si mangia anche È una bene buona nei scusa, dai, ristoranti, diciamo è una così. scusa buona. Va bene. Allora, Silvia Bresciani, spieghiamo un po' quali sono i vostri clienti. È la media piccola distribuzione, che diciamo che al momento è quella più solida secondo noi. Per cui dal piccolo supermercato alla ferramenta. Per quanto riguarda i sacchetti piccoli, diciamo, mentre invece per i sacchi più grandi forniamo i ristoranti. Dove si trovano questi clienti? Un po' in tutta Italia, principalmente diciamo Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, sino arrivare ad esempio a Roma e anche in Sardegna. Tra l'altro le consegne le fate proprio voi, Sì, eh? quando abbiamo dei carichi completi consegniamo direttamente. Mentre per consegne più piccole utilizziamo dei vettori nazionali di nostra Certo. fiducia. E Gervasio Fagoni, chiudiamo con questo, progetti, grandi progetti per il futuro. Progetti e l'estero, clienti per l'estero. Che già ci sono. Qualcosa ci abbiamo già, siamo già in trattative con un Certo. po' qualche cliente, è tutto un po' da arrivare a una soluzione. E va bene, sarà sicuramente una bella prospettiva. Va Esatto. bene. Allora, devo ringraziare Silvia Bresciani per essere stata con noi, Gervasio Fagoni, loro sono la New Carbon di Brescia, grazie davvero. E domani mattina alle 7 e alle 7 e mezza torneremo ancora una volta in vostra compagnia per aprirvi la giornata, aprirvi la strada in pole position.